vedremo che il binomio che si viene a creare tra il livello di infestazione e titolo virale è poi sostanzialmente quello che molto spesso determina il collasso o lo spopolamento della famiglia. In generale si stima che noi conosciamo, nel senso noi, la comunità scientifica, conosce sì e no circa il 15% dei virus esistenti al mondo. Quindi siamo ben lontani da aver, diciamo, conosciuto, da aver identificato tutti i possibili virus esistenti. I virus sono dei parassiti intracellulari obbligati, cioè a dire che per moltiplicarsi hanno bisogno della cellula, di una cellula ospite. Quindi al di fuori della cellula non si moltiplicano. Però il fatto che non si moltiplicano non vuol dire che non rimangano infettanti, quindi che mantengono la possibilità, una volta che vengono a contatto con una cellula animale, di replicare nuovamente. Questo periodo di infettività al di fuori della cellula dipende da molti fattori. Ad esempio, se sono protetti da materiale organico resistono più a lungo, perché praticamente il materiale organico funziona, diciamo, un po' da scudo nei confronti degli insulti esterni, che possono essere la luce, la temperatura, l'umidità. Quindi c'è una curva, si dice una curva di sopravvivenza dei virus, che dipende appunto da fattori esterni come possono essere l'irradiamento, la temperatura elevata. C'è una curva legata proprio a una tempo-temperatura: più è elevata la temperatura, più rapidamente si inattiva il virus. Vuol dire che proprio per come sono costituiti, il fatto che abbiano un singolo filamento RNA, durante le fasi moltiplicative questi virus possono andare incontro a continue mutazioni del proprio corredo genetico. Spesso si parla di genetica, di deficit genetici. Ecco, la genetica dei virus è tutto sommato molto semplice. A differenza delle cellule animali, non hanno l'RNA e il DNA, cioè non hanno entrambi gli acidi nucleici, ne hanno uno o l'altro. Quando la struttura è così semplice, diciamo, le possibilità che nelle fasi replicative questa struttura cambi e muti sono molto elevate. Una mutazione della struttura genomica spesso si può tradurre anche in una modifica, un cambio di quella che è la struttura, noi diciamo, corporea, proteica, no? Quindi l'insieme del virus può cambiare, e nel cambiare può aumentare o diminuire la propria virulenza. Nel caso dei virus delle api, tendenzialmente noi consideriamo solo due virus responsabili di una forma clinica, diciamo così, primaria ben definita, che sono il virus della covata sacco e il virus della paralisi cronica, che per certi versi sono identificabili sulla base dei quadri clinici che inducono. Tutti gli altri virus, la maggior parte per non dire tutti, causano delle infezioni latenti o inapparenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono ma non si manifestano, cioè non danno un quadro chiaro, evidente, visibile, riconoscibile, riportabile a quella determinata infezione. La maggior parte dei virus, ma in particolare il virus delle ali deformi e il virus della paralisi acuta, sono associati ad altri agenti patogeni, alla varroa, al nosema, ma anche diversi virus fra di loro. Molto spesso abbiamo infezioni multiple, cioè diversi virus sono presenti contemporaneamente, sempre allo stato di latenza, a diverso titolo, quindi a diversa, diciamo, grado di infezione. Cioè i virus sono di fatto dei fattori complicanti, aggravanti una situazione di debolezza della famiglia, che può essere legata o a fattori infettivi, quindi ad altre malattie, vedi varroa, vedi nosema, o anche a fattori concomitanti di tipo nutrizionale, di tipo ambientale, di tipo climatico, eccetera, eccetera.